mister Roberto D'Aversa, punto d'oro per come si stava mettendo. Sì, per come si era messa sicuramente. È chiaro che se uno va a fare un'analisi della partita, credo che nel primo tempo qualcosina in più avremmo meritato, però l'episodio ci ha condannato e poi siamo stati bravi a recuperare una partita dove comunque anche il Crotone ha avuto occasioni per chiuderla, e però penso che la voglia di portare a casa il risultato a tutti i costi abbia premiato questi ragazzi che sono incognabili per quanto riguarda l'atteggiamento, perché penso che solo l'atteggiamento messo in campo oggi ci ha permesso di recuperare una partita contro una squadra ben organizzata e che gioca bene al calcio, è molto aggressiva e che si è ritrovata in vantaggio, ripeto, su un episodio, e quindi si è incanalata nel verso giusto a differenza nostra, dove abbiamo dovuto rincorrere un risultato e abbiamo sprecato tante energie, però alla fine siamo stati premiati, però bisogna guardare avanti. Versa tanto cuore, tanta generosità, però rimane il fatto che si spreca ancora troppo lì davanti. Sì, io credo che ci sarebbe un problema più grosso se non creassimo, ecco, bisogna guardare l'aspetto positivo, sicuramente da migliorare, perché non è possibile magari creare tante situazioni e non concretizzarle, anche se devo dire che alcune sono state un po' fortuite, tipo la deviazione che comunque è andata a sbattere sulla traversa, a differenza magari che a noi le deviazioni vanno in porta, però altre circostanze, mi viene in mente Eric Lanini dove era solo e poteva stoppare la palla e altre situazioni. E bisogna migliorarle, bisogna avere più voglia e determinazione in entrambe le fasi, sia quando magari c'è da concludere, sia quando magari c'è da proteggere un risultato. Mister, molto meglio il primo tempo. Sì, è chiaro che poi quando una squadra in un momento di difficoltà anche di classifica fa una buona gara e si ritrova sotto, e ripeto, con un episodio di un calcio d'angolo non è facile, e avrebbe potuto magari tagliare le gambe a chiunque, però a parte che dopo un quarto d'ora, 20 minuti ci hanno preso le misure e abbiamo avuto qualche difficoltà, ripeto, contro una squadra molto organizzata, però credo che poi alla fine il risultato di pareggio sia giusto. Il punto serve più per la classifica che comunque si è mossa, oppure per il morale di questi ragazzi che nel secondo tempo, a parte un po' forse un leggero calo fisico che ci sta, li abbiamo visti anche un po' quasi, non dico demotivati, però insomma un po' in imbarazzo, no? Anche perché il Crotone giocava bene, soprattutto palla a terra. Il Crotone ha giocato bene nelle ripartenze perché comunque utilizzava anche i centrocampisti nelle marcature degli attaccanti, e ripeto, il fatto di essersi trovato in vantaggio incanala la partita in un'altra maniera. È chiaro che ha approfittato lì dove c'è stato qualche sbaglio rosso delle ripartenze, e ripeto il concetto che magari hanno avuto anche qualche possibilità di chiudere la partita, però se si va ad analizzare un po' l'aspetto della trama di gioco, penso nel complesso la mia squadra sicuramente non ha demeritato. È chiaro che il risultato ti porta a giocare in maniera diversa. Okay. Grazie al mister.